un'iniziativa di ampio respiro internazionale capace di tracciare una costellazione di dialogo tra i popoli. Si è conclusa la 14ª scuola estiva della Specola Vaticana, un'iniziativa collaudata e prestigiosa che ha visto la partecipazione quest'anno di 25 studenti provenienti da 22 nazioni. Il direttore della Specola Vaticana, padre José Gabriel Funes, e la testimonianza di due allievi. Il bilancio è molto positivo perché gli studenti selezionati di solito sono circa 25 studenti tra 150 domande. E molti di loro poi hanno una carriera accademica di successo. E poi anche si crea una comunità, direi, di questi ex alunni che provengono da diverse culture, diversi paesi, diverse religioni. E questo è anche bello, no? Perché mostra che la scienza può essere anche, può diventare uno spazio di dialogo e di pace, no? Noi cerchiamo anche in questo modo di promuovere la pace e la giustizia. La scuola è un'opportunità meravigliosa che ci viene offerta. Infatti dal punto di vista accademico vengono importanti astronomi da tutte le parti del mondo a farci lezioni di ricerca su quanto si porta avanti in questo momento, questioni molto attuali. Inoltre dal punto di vista culturale possiamo confrontarci con persone di molti paesi, con culture completamente differenti, anche con non credenti o musulmani, gente proveniente da tutti i continenti, di cui possiamo apprendere la cultura. E possiamo apprendere su cultura. L'esperienza mi è piaciuta molto sotto molti punti di vista. Prima di tutto vi si tengono lezioni e seminari molto vivaci. Facciamo progetti con gli studenti, impariamo a lavorare in gruppo e un'altra cosa importante che mi è piaciuta molto è che abbiamo contatti con studenti provenienti da tutto il mondo con cui instauriamo ottimi rapporti umani e anche di amicizia che ci saranno utili nel futuro per creare connessioni e reti in tutto il mondo. Il tema dell'edizione 2014 è stato Galassie vicine e lontane, nuove e antiche. Beh, le galassie è un oggetto di studio molto interessante. Dico così che l'universo è fatto di 100 miliardi di galassie. Se dividiamo il numero di galassie per la popolazione mondiale, ciascuno di noi tocca 14 galassie. Ed è anche un tema molto interessante perché è uno studio che abbarca altre parti dell'astronomia, ha a che vedere con la cosmologia e con le stelle. Io credo che la conoscenza dell'astronomia, della cosmologia, apre o dovrebbe aprire alle grandi domande, no? E questo diventa un terreno fertile per raggiungere, per conoscere meglio il Creatore, no? Prepara il cuore e la mente per l'incontro con Dio, così che dovrebbe aiutare ad aprire le nostre menti al Creatore.